Welcome to Daniela Bonzanini, welcome in the Media Plaza. What is your impression of this event and what do you think? Well, I am very much impressed by this event. I have seen a very well organized meeting today, attended by many people representing different countries, and this is extremely important to me because we can meet people presenting different needs, different ideas, and nowadays it's extremely important to share views globally. So I think that this is a very, very good opportunity for people to meet together and talk about international business. What is your topics here? Well, I was invited here as a chairman of FCI. FCI is an organization gathering together 275 members located in 73 countries. There are mainly banks or companies owned by banks. And the mission of FCI is to facilitate the development of international factoring through its network and through the tools it has organized at different level, legal, communication, marketing, and we have... Is it very, very important? It's very important. It's the largest organization in the world for the factoring industry. Our members cover almost 90% of the total international business in the world, and as I said, we have many representatives in different regions. Europe is the largest region for factoring, but Asia is growing, Africa is extremely important. Today I delivered my presentation and I was so impressed by receiving a lot of requests of cooperation from ICC Chamber of Commerce located in different countries, mainly from Asia, from Africa. So I think that this is a very important cooperation we can establish together. We are already in close cooperation with ICC in Paris. We have set up a team to work together in order to review and better define the international rule for factoring, mm-hmm. in order to have these rules accepted by the banks community. Why are meetings like these so important for you? Well, first of all, because we can create better awareness about FCI, about factoring, and at the same time, we can find new organizations to cooperate together. Because there are a lot of emerging countries in our industry, so we need to cooperate closer with this organization to develop the factoring industry in their own country. How about the organization? Well, I think it's everything is very well organized. I was impressed since the very beginning when I was asked to attend, and we had a very close follow-up of everything. And the city of Turin, do you like? Well, I like Torino. I'm from Milano, but from time to time I have the opportunity to be here because Banca Ifis, the bank I work for, has a branch in Torino, very close to this beautiful Piazza San Carlo, and so I have the opportunity here to enjoy here. Walking in the downtown. Yeah. E approfittiamo chiaramente di un ospite che, l'ha appena detto, vive a Milano, quindi assolutamente italiana, anche per uno sguardo nella nostra lingua a questo evento. Lei ha ricordato il vostro ruolo molto importante, lei è stata ospite, protagonista di una plenaria, una sessione parallela nella quale si è parlato proprio del ruolo della finanza. Allora vogliamo un attimo ricostruire e ripercorrere anche nella nostra lingua quella che è l'importanza di questo lato in un mondo nel quale è chiaro che la finanza, il denaro, la liquidità, gli investimenti sono il nucleo, il fulcro. Certo, ma io direi che in questo momento
le aziende, soprattutto le piccole e medie aziende, hanno bisogno di un grande sostegno da parte della finanza italiana. C'è sempre un po' il problema della liquidità, del credito, con le banche c'è questo falso mito, chiedo a lei se sia un falso mito, cioè, o no. Ecco. Ma allora, sicuramente il factoring ha un approccio diverso verso la piccola e media impresa, proprio perché noi riusciamo ad avere un controllo su tutto il processo, quindi abbiamo una maggior vicinanza al nostro cliente. E per cliente intendo sia il fornitore che il debitore, colui che deve pagare. Noi cerchiamo sempre di costruire una buona relazione con le due parti. E soprattutto per quanto riguarda l'esportazione, in questo momento il factoring può dare una grossa mano alle aziende italiane. Le piccole aziende devono affrontare nuovi mercati, quindi noi possiamo dare il nostro sostegno, anche se vogliamo fare un po' di consulenza nell'approccio a nuovi mercati. Devono avere la certezza di non avere problemi ad incassare il denaro con i loro clienti, e quindi un factor strutturato per fare il servizio internazionale può veramente dare una grossa mano alle aziende che si affacciano sul mercato internazionale o che vogliono incrementare il loro business all'estero. Grazie dottoressa, buon Grazie, proseguimento. Grazie, è stato un piacere.